Ma nel 1956 fu un grande shock, un grande trauma politico collettivo. Noi oggi non ci rendiamo conto di che cosa è stato quell'anno, che è stato detto l'indimenticabile 1956, dal congresso del PQS fino al novembre dei fatti di Ungheria. Vivemmo quell'anno in un modo drammatico. Passammo delle nottate intere a discutere, senza capire bene che cosa stava succedendo. Noi ci opponemmo, ci fu una famosa lettera dei 101, intellettuali, studenti, eccetera, in cui dicevamo che ci schieravamo dalla parte degli insorti ungheresi. Fu un battesimo politico per me, perché da allora molti poi uscirono dal Partito Comunista, io non sono mai uscito, ma vicenda mi ha fatto stare nel Partito Comunista in modo critico, non mai in modo ortodosso, diciamo così, no? Io dicevo bisogna stare dentro anche se non si è d'accordo con i vertici del Partito Comunista. En otra vuelta de tuerca, Mario Tronti.